Nei giorni scorsi a Vibonati, a seguito di una frana verificatasi in località Santa Lucia, è stata rinvenuta una vera e propria discarica. Lo smottamento del terreno ha fatto emergere una gran quantità di rifiuti che erano stati interrati, una situazione che suscita preoccupazione soprattutto dal punto di vista ambientale. A seguito della segnalazione di un cittadino, il consigliere comunale di Vibonati del gruppo Entra nel Futuro, Giovanni Scognamiglio, chiede che sia fatta chiarezza sulla vicenda, spiegando che l'area interessata era stata destinata alla realizzazione di uno spazio per attività sportiva. Sul posto abbiamo trovato, come avete potuto rivedere attraverso fotografie e video, c'è stato uno smottamento che ha fatto rinvenire una serie di rifiuti che da vetro, buste di plastica e tante altre cose che ancora si deve appurare cosa c'è lì sotto. E abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo allertato immediatamente i carabinieri, i quali molto celermente hanno fatto i loro sopralluoghi, e adesso aspettiamo che a momenti il comune anch'esso è intervenuto, ha circoscritto l'area, aspettiamo che vengano fatti gli esami di carotaggio, immaginiamo che l'ARPAC a momenti dovrebbe fare questo esame per verificare la gravità di questi rifiuti, se essi arrecano ancora danni ambientali. Io sono rimasto abbastanza basito dalle dichiarazioni del sindaco, perché in una situazione in cui lui non c'entrava niente, nelle dichiarazioni che ha fatto, però difendere l'indifendibile non è nemmeno tanto. Sarebbe stato più opportuno da parte sua magari dire: prendiamo atto di questa situazione, faremo luce su questa situazione e cercheremo di sistemare quanto prima possibile quell'area. Ma dire che fin quando non subentrasse il decreto Ronchi del 1996 i rifiuti erano interrati in quell'area che prima era praticamente il centro di raccolta, dire che poi che nel 2010 è stata fatta una bonifica e adesso andremo a vedere che poi è detto che in seguito a quella bonifica i rifiuti caratterizzanti non erano inquinanti, quindi ci fa capire che lui o chi per lui era a conoscenza di quella situazione. E il fatto strano è questo, che noi insomma stiamo come gruppo di minoranza stiamo anche in dissenso sotto il fatto dell'inquinamento.